Il plesso di Monserrato intitolato alla memoria di Totò Tornabene. Ecco il momento della scopertura della targa, un riconoscimento ad una figura di spicco, conosciuta ed apprezzata. Fu sindacalista e consigliere comunale di Agrigento, un uomo che profuse impegni e spese energie a favore della frazione, e così l'istituto comprensivo Quasimodo ha voluto dedicare la struttura scolastica di Monserrato a Tornabene, profilo umano e professionale tanto stimato nel territorio. Alla cerimonia ha dato il suo contributo, tra gli altri, il parlamentare Angelo Capodicasa, elogiando Tornabene. Lo stesso ha fatto l'assessore di Palazzo dei Giganti Biondi. È particolarmente toccante anche l'intervento di Marco Vullo, anche lui sindacalista e consigliere comunale. In tanti vedono in lui la stessa grinta e la stessa vitalità di Tornabene. Io ho avuto una fortuna, la fortuna di conoscere la famiglia Tornabene, perché ho conosciuto Totò attraverso le sorelle con cui si è instaurata una straordinaria amicizia, un legame forte. Ed è grazie a loro, ed è grazie a Totò, che io in un certo senso ho iniziato la mia attività di, come dire, di aiuto alle persone attraverso il SUNIA. Perché Dina Tornabene, la sorella di Totò, è stata una persona che mi ha spinto molto ad avvicinarmi al SUNIA con Carmelo D'Alione, con il signor Alessi, a cercare di iniziare a vedere quel mondo di aiuto, di sostegno alle persone, perché questo era il SUNIA in quegli anni dove io mi sono affacciato al quartiere di Villa Seta, ecco, no? Ci potevano essere tante devianze, tante possibilità negative, però grazie agli amici, grazie a Dina, grazie alla famiglia Tornabene, ho conosciuto Totò. E oggi credo che sia giusto ricordarlo, e voglio e penso di voler dire le cose che lui direbbe in questo momento, rivolgendosi alle amministrazioni, rivolgendosi alle forze dell'ordine, rivolgendosi a coloro che governano le cose, di non abbandonare, di non dimenticare il quartiere di Villa Seta e Monserrato. Per i familiari è stato ovviamente un momento di forte emozione. La cerimonia è stata poi caratterizzata anche da momenti ricreativi.